Pace e giustizia. Non temere, Maria, tu avrai un figlio e gli metterai il nome Gesù. È l'annuncio dell'angelo a Maria. Ecco, ci stiamo occupando dell'infanzia di Gesù, dei primi anni della sua esistenza. Sono i cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Ne parla solo Matteo e Luca in modo dettagliato, ma quello che raccontano più non sono storie. Dovremmo di fronte ai loro racconti chiederci perché hanno inserito questo. E allora ci accorgeremo che i Vangeli dell'infanzia sono stati scritti alla luce della passione, morte e risurrezione di Gesù. Dunque, se Matteo scrive per gli ebrei convertiti e quindi con tutta la conoscenza del Primo Testamento, Luca invece si rivolge a quelli già convertiti che vogliono vivere come discepoli di Gesù Cristo, che vogliono prendere sul serio l'annuncio di salvezza che Cristo ha portato. E Luca inizia il suo Vangelo con la storia di due vocazioni, e nella Bibbia la vocazione è sempre per la missione, non è mai per dire quanto siamo bravi o come noi siamo privilegiati. Dunque la storia di due vocazioni che hanno un compito, quello di portare il figlio, di dare un figlio all'umanità. Da una parte c'è Zaccaria, dall'altra c'è Maria. Zaccaria nella pienezza del Tempio, Maria in un'umile abitazione. Identici sono i passaggi di questo annuncio: l'apparizione dell'angelo, il turbamento del soggetto che riceve l'annuncio, il messaggio di conferma, l'assenso del destinatario al progetto. Come Matteo usa il sogno come categoria rivelativa, Luca usa l'annuncio dell'angelo. Non è necessario pensare all'angelo che va, si ferma, parla, ma l'angelo è l'espressione chiara di un Dio che parla all'umanità. E da questo accostamento delle due vocazioni per la missione risalta anche la superiorità di Maria su Zaccaria e di conseguenza di Gesù rispetto al Battista. Maria pone una domanda: com'è possibile se non conosco uomo? Laddove per Zaccaria c'era l'anzianità, in Maria c'è la verginità, ma non vuole essere una connotazione biologica quando l'espressione della radicale povertà di Maria è la disponibilità totale a Dio. E infatti Maria accoglie la parola e la parola, come dirà il Vangelo di Giovanni, si fa carne. E accolto questo invito, immediatamente Maria si mette in cammino, perché è l'arca della nuova alleanza. È lei che porta il Messia, porta il Salvatore alle genti. E quindi si mette in cammino per andare da Elisabetta. Primo, perché se il Signore dà un segno è necessario constatare il segno, ma poi anche perché Elisabetta è anziana ed è pronta anche a mettersi al suo servizio per sostenerla. Abbiamo così l'incontro di due madri che cantano la loro maternità, e Maria si esprime con il Magnificat. Certo,
non è quello che Maria ha detto in quell'occasione, un centone costruito con i testi del Primo Testamento, ma non toglie nulla alla bellezza di questi testi, di questi versi in cui Maria contempla le opere meravigliose che Dio compie sulla terra per l'umanità, contempla questo Dio che rovescia i potenti dai troni, questo Dio che fa la scelta dei poveri, perché Dio nella visione di Maria non è neutrale, non è al di sopra delle parti. Il Dio di Maria, e per questo Maria è sovversiva, altro che quell'incanto messo in una cornice. Maria è colei che ha scoperto questo Dio che ha fatto la scelta dei poveri e che per i poveri si compromette, tanto che suo figlio morirà in croce proprio perché ha scelto la parte giusta, ha scelto i deboli, gli ultimi, ha portato un annuncio di salvezza. E dunque ecco, Gesù va a nascere a Betlemme. A Betlemme il pretesto è il censimento e dice Luca nasce in una stalla perché non c'era posto altrove. Non farei tanto romanticismo sul nato in una stalla, soprattutto sul rifiuto da parte degli altri, perché non se ne parla. Un fatto è certo, che come tutti i poveri non ha grandi mezzi e nasce in una stalla, ma quello che è molto bello e significativo, che viene avvolto in fasce e viene deposto in una mangiatoia. Ecco, in questo deposto in una mangiatoia c'è tutto il futuro di Gesù, quel Gesù che si fa pane per sfamare la fame delle persone, Gesù che diventa cibo per l'umanità, viene anticipato con questa scelta di una grande delicatezza. Se in Matteo c'è il dramma di un Gesù cercato, inseguito, perseguitato, in Luca invece è il Vangelo della gioia, è il Vangelo in cui non si può che fare festa perché Dio ha mandato suo figlio sulla terra. E allora ecco che l'annuncio è gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che Dio ama. E questi uomini che Dio ama sono soprattutto i poveri, e saranno i poveri ad accorrere per primi, i poveri come coloro che hanno riconosciuto il Salvatore. Ecco allora quale può essere la funzione dei pastori, ai margini, ritenuti peccatori, ritenuti senza nessuna importanza, che vanno per riconoscere in Cristo il Salvatore. Ecco, il Vangelo di Luca ci narra la naturalezza dello scorrere del tempo, e perciò dopo 8 giorni il bambino, come tutti i bambini, viene circonciso e gli viene dato il nome Gesù, Dio salva. E a 40 giorni, come tutti i bambini, i primogeniti, viene portato al Tempio. E qui c'è il vecchio Simeone che attendeva la salvezza, il vecchio Simeone che riconosce in Gesù il Salvatore e lo indica come segno di contraddizione, ma anche come colui che è venuto per tutti i popoli e la salvezza portata a tutta l'umanità. E poi ancora si descrive che a 12 anni Gesù viene portato al Tempio e lì si smarrisce. 12 anni perché a 12 anni c'è il passaggio all'età della responsabilità. Giuseppe ha avuto un compito di educare Gesù all'amore di Dio e all'amore del prossimo. E quando a 12 anni lo ritrovano, Gesù che nel Tempio dice al rimprovero di Maria: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Si realizza anche la missione
di Giuseppe. Giuseppe doveva indicare a Gesù che Dio è suo padre. Gesù riconosce Dio come padre e di conseguenza il suo ruolo si è completato. Nel Vangelo di Luca non se ne parlerà più, perché Giuseppe ha accompagnato, come tutti i padri dovrebbero fare, ha accompagnato Gesù alla scoperta di Dio come padre. E affida a noi, in fondo, il Dio fatto bambino. Ecco, in tutto questo nostro percorso, non più che demitizzare i luoghi o le figure, vorremmo aver comunicato la passione per il Cristo Salvatore e quindi, al di là di ogni cosa, di ogni fronzolo, riscoprire il Dio bambino che viene per l'umanità, un Dio che scommette su di noi e che oggi chiede a noi di scommettere sulle persone per cominciare a realizzare il suo regno.